Benvenuti su K2 TV, il canale digitale della parrocchia di Mater Ecclesia. Oggi siamo qui nello studio di K2 con il responsabile dell'oratorio della parrocchia di Mater Ecclesia, che ci racconterà, ci spiegherà che cos'è l'oratorio e le sue attività. Dottoressa, prego. Allora, partiamo da quando io sono arrivato in oratorio, perché l'oratorio esiste già dai tempi di Don Fiori. C'è stato il passaggio successivo dove in oratorio si svolgevano anche attività di tipo sportivo, ma diciamo con l'avvento di Don Franco, quindi dal 2001, l'oratorio ha dovuto cambiare il tipo di attività che si svolgevano, in quanto i ragazzi, ci siamo resi conto di questa problematica, i ragazzi cercano un qualche posto dove ci siano cose di aggregazione di tipo sportivo, e siccome noi non possiamo avere nei nostri spazi delle possibilità di fare sport, quindi calcio, pallacanestro, pallavolo, i ragazzi vanno altrove. Quindi abbiamo dovuto reinventare gli spazi dell'oratorio per dare la possibilità agli altri, quindi ai non ragazzi, di avere un posto di aggregazione, e quindi inventandoci anche delle attività varie che sono cambiate nel corso degli anni, però grosso modo un'attività costante che soprattutto all'inizio ha avuto molta accoglienza da parte della gente, e certi gruppi erano veramente numerosi. Molto bene. L'oratorio, diciamo, non è quello che noi conosciamo, l'oratorio tradizionale, ma è molto più vasto di quello che potrebbe essere un'attività semplice. Di che cosa, come è composto l'oratorio? Quali sono i corsi che si avvicinano all'interno di questa struttura? Allora, facciamo una premessa. L'oratorio chiaramente ha un ruolo, nel senso come spazi, per attività diverse da quelle che sono le attività dell'oratorio, ovvero la domenica è utilizzato per il catechismo. Gravitano nell'oratorio anche altre attività che non sono proprie dell'attività dell'oratorio, tipo è attualmente la sede della Corale Polifonica Don Vittorino Fiori, è sede di un gruppo di mutuo aiuto, automutuo aiuto, il gruppo AMA, che chiaramente regolarmente ha degli incontri in oratorio, quindi chiaramente ci sono anche questo tipo di attività. E poi anche l'anno scorso è stato fatto il dopo scuola, quindi un aiuto anche ai ragazzi della parrocchia che avevano necessità di un sostegno per l'attività scolastica. Degli insegnanti in pensione si prestavano gratuitamente ad aiutare questi ragazzi. Poi ci sono delle attività invece proprie dell'oratorio, e qui diciamo che per come le abbiamo suddivise, abbiamo cercato di dividerle in attività prettamente motorie e attività cosiddette statiche. Prova ne sia che anche alla fine dell'anno, quando facciamo la chiusura dell'anno oratoriano, c'è una prima parte che viene svolta in auditorium, dove si svolgono le varie prove, l'inglese, il ballo, la ginnastica dolce, lo spagnolo, quindi attività che io ho definito, non so se propriamente o impropriamente, dinamiche, mentre ci sono quelle attività statiche, ad esempio il decoupage, la pittura, eccetera, che sono le altre che invece trovano spazio come mostra degli elaborati che vengono svolti durante, che vengono fatti durante tutto l'anno in oratorio. In oratorio stesso. Sì, come finale. E possiamo vedere questi gruppi, quali sono questi gruppi presenti quest'anno. Quelli dinamici, ad esempio, sono quelli del ballo.
il ballo di gruppo. Poi abbiamo anche un'attività di yoga. Quest'anno è cambiato l'insegnante, e comunque anche i gruppi di yoga sono numerosi. È un'attività molto richiesta. Sì, è un'attività richiesta. Questi vengono fatti nel pomeriggio. La mattina invece, come attività dinamiche, c'è la ginnastica dolce, che è più che altro una ginnastica più adatta agli anziani, quindi movimenti dolci e quindi chiaramente non attività che crea stress fisico. Non agonistica. Non agonistica assolutamente. Invece, a proposito di agonismo, diciamo che dall'anno scorso, dalla fine dell'anno scorso, quindi da verso maggio, giugno dell'anno scorso, è stata creata una palestra con attrezzi che speriamo di far partire quanto prima anche quest'anno. Abbiamo un istruttore capace di gestire anche gruppi di persone, anche anziani, e sfruttando lo slogan che aveva detto Don Franco quando aveva fatto partire questo tipo di iniziativa, Mens Sana in corpore anziano. Quindi era, diciamo, un'attività motoria rivolta agli anziani, allora, prevalentemente, ma chiunque può iscriversi all'attività in palestra, dove abbiamo attrezzature varie, quindi chiaramente si può fare un bel tipo di lavoro. Insomma. Quindi è una palestra tradizionale, una palestra quella che noi conosciamo con i tapirulan, pesi, ciclette, quindi molto completa. Abbastanza completa, è stata completata diciamo anche con attrezzi in maniera tale che la gente non sia costretta a fermarsi nell'attività, ma ha la possibilità di rimanere sempre in movimento in quell'ora che ci sarà. Bello, molto bello. Questa, diciamo, che è un'innovazione. Poi ci sono altri tipi di attività, ci sono i corsi di lingue straniere. Abbiamo il corso di spagnolo, che è tenuto da una argentina, Lisa, e un corso di inglese che è tenuto da un sardo, che però ha sempre fatto inglese, cura molto la lingua, si aggiorna andando all'estero, e anche qui il corso è rivolto anche alle persone di una certa età, perché lui sottolinea ogni anno, quando facciamo il saggio finale, che lo studio delle lingue straniere aiuta anche a prevenire in qualche modo l'Alzheimer, e quindi chiaramente anche questa è una di quelle attività che stimolano il cervello, e quindi chiaramente è molto seguita, è un bel gruppo che fa inglese. Per tenersi attivi, per tenersi giovani, soprattutto per gli anziani che comunque hanno una difficoltà anche magari a trovarsi, a integrarsi con le nuove generazioni, a stare al passo. Certo, certo, ma più che altro proprio perché stimola il fatto di la terminologia, quindi fa in modo che la mente possa rimanere in allenamento e quindi le cellule non invecchiare. Altro tipo di attività che viene svolta, statica chiaramente, pittura su vetro. Un bel gruppo con una bella esposizione alla fine dell'anno di questi elaborati che fanno, proprio molto colorati, e c'è un insegnante che cura questi allievi che vengono a fare la pittura su vetro, e si chiama Pierina. Poi c'è un corso di disegno e pittura, anche qui abbiamo visto delle belle cose, soprattutto perché partivano, cioè erano prodotte da persone che non avevano avuto nessun approccio con matite e pennelli, e quindi chiaramente sono riusciti a fare belli elaborati, bei quadri anche, quindi disegno e pittura. Il decoupage lo si fa in casa, ma questa è una maniera come un'altra per aggregarsi e quindi per trovarsi insieme, condividere le esperienze, le idee, e anche scambiarsi le possibilità di tecniche diverse, certo, tra allievi che vengono. E questo gruppo è seguito da Anita.
gruppo del ricamo, diciamo che è un gruppo ristretto, oramai il ricamo è una di quelle cose che degli antichi, prova ne sia che il gruppo di ricamo è costituito da persone molto anziane e quindi chiaramente se ci fosse qualcuno interessato, chi cura questo gruppo è una esperta in ricamo e quindi chiaramente potrebbe dare anche qualche consiglio e qualche aiuto. A questo riguardo c'è anche un altro gruppo che si chiama Lavoriamo Insieme ed è anche questo un gruppo di aggregazione dove si fa un po' di tutto, cucito, ma è una maniera per stare insieme. Anche qui sono persone anziane, ma noi stiamo cercando di coinvolgere chi tiene questo gruppo perché quest'anno c'è stata una richiesta del cosiddetto cucito creativo. Onestamente io non sapevo neanche che cosa fosse e quindi ho chiesto: ma che cosa intendete per cucito creativo? E allora hanno detto: fare una tovaglia, fare delle tende, fare delle presine, insomma queste cose che servono, sono utili saperle fare, cose quindi, che troviamo genericamente negli ipermercati, esatto, ma che non sappiamo come si fanno. Oppure abbiamo delle stoffe che ci piacciono in maniera particolare, vogliamo farci una tovaglietta e c'è la possibilità di capire e sapere come farla. Bene. Quindi questo probabilmente riusciremo a fare in modo che questi due gruppi si uniscano e quindi lavoriamo insieme col cucito creativo. Altra attività che viene svolta è quella della chitarra, quindi un corso di chitarra rivolto sia a ragazzi e bambini che ad adulti. C'è un ragazzo che sa suonare bene la chitarra e quindi tiene questo corso per novellini ed esperti. C'è anche un gruppo che è sorto l'anno scorso di scacchi, insegnamento degli scacchi, anche questa è un'altra di quelle attività che stimolano il cervello. Certo, gli scacchi quindi impegnano molto perché uno deve ragionare sulle mosse, sulle tecniche dell'avversario, sulle possibilità, le possibilità, quindi certo. Sì, è un'attività che effettivamente tiene la mente molto impegnata. Io quando ho fatto l'incontro con i vari responsabili dei gruppi e ho fatto un accenno agli scacchi, gli ho detto è un'attività che stimola il cervello perché uno deve prevedere le 3-4 mosse che vengono dopo. E sono stato corretto dall'insegnante di scacchi, dice anche 20. Quindi la mente va oltre, quindi chiaramente è sicuramente un'attività molto particolare. Un'altra attività che viene svolta anche in un giorno particolare, tra l'altro un giorno che fino a qualche anno fa, fin tanto che non è sorto questo corso, il sabato era chiuso l'oratorio, ma per questo tipo di attività l'abbiamo aperto anche il sabato. Ed è un corso di sartoria e moda, cioè c'è un sarto professionista che non è che cucisce gli abiti, ma insegna le modalità per poter farsi un abito, gonne, giacche, quindi con tutte le tecniche proprie della sartoria. Quindi l'oratorio ci insegna il cucito dalla A alla Z, o non solo gli abiti, ma anche le tende, le tovaglie, i centri tavola, attaccare un bottone che molti di noi a volte hanno molta difficoltà a fare anche questa banale cosa. O farsi un orlo. Dunque, io ho un elenco, come vedete non è solo uno il corso che viene fatto nell'oratorio, quindi io sto cercando di non dimenticare nessuno. Un'altra attività che viene svolta in oratorio e quindi come base all'oratorio e che poi però ha la sua manifestazione in auditorium è la scuola di teatro. Scuola di teatro per i ragazzi. Che teatro tra l'altro che è sia in sassarese che in italiano. Più che altro in sassarese, c'era anche una compagnia teatrale, cosiddetta compagnia teatrale Matter si chiamava, che ci ha allietato alcune serate in dialetto sassarese, alcune commedie che sono state presentate
ai parrocchiani e anche ai non parrocchiani, a quelli che arrivavano in auditorio. Quindi gli attori della compagnia teatrale Matter non sono professionisti, no, ma siamo noi che abbiamo imparato in questo corso di recitazione a districarci sul palco. Sì, sì, prima di tutto a acquisire perfettamente il dialetto, e quindi anche il fatto che venga insegnato ai bambini, che oramai stanno perdendo la tradizione del sassarese, è una cosa molto importante. Certo. E di questo gruppo se ne interessa una persona che ha fatto commedie anche in compagnie che andavano sicuramente per la maggiore a Sassari, attualmente invece si sta dilettando ad insegnare queste tecniche di stare sul palco ai ragazzi e alle persone che hanno voglia di fare queste commedie. Ma soprattutto è importante perché comunque si tiene viva quella che è la tradizione, che è il sassarese, considerando che il sardo ormai è diventato una lingua, non è più un dialetto. Certo. Quindi il sassarese è un dialetto della lingua sarda e il sardo è una lingua vera e propria riconosciuta dalla comunità internazionale. Sì, sì, certo. Per concludere, mi sembra che ho nominato un po' tutti, c'è un altro gruppo, un gruppo di aggregazione, abbastanza numeroso. Sono persone, diciamo, anche queste anziane, e quindi hanno necessità di incontrarsi tra di loro, e fino all'anno scorso, diciamo, questo gruppo era tenuto da Felicina, che è una persona, un'ex maestra, quindi riusciva a tenere le classi dei bambini, riesce a tenere con la stessa maestria anche gruppi numerosi di adulti, e voi sapete che gli adulti molte volte deviano perché chiacchierano, lei riesce perfettamente a tenere una classe di 30-40 persone perfettamente attenta e ligia a quelli che sono i doveri. L'anno scorso, giunti i limiti di età, ha detto che non se la sentiva più di garantire perlomeno la presenza costante, e quindi ha lasciato la mano a un'altra persona che terrà questo gruppo, giusto per continuità, ma io ritengo che sarà quasi sempre presente anche lei, quindi chiaramente togliendosi la responsabilità di gestire il gruppo, ma essendo presente per continuare questo tipo di attività. Che gruppo sarebbe? Gruppo Feminas si chiama, fanno delle ricerche, più che altro era partito da ricerche sulla cultura sarda. Molto bene. Però l'anno scorso, ad esempio, avevano fatto tutta una ricerca sulla, adesso mi sfugge il nome, della Madonna che viene venerata in Sud America. Io ci sono anche stato in Messico, ma non mi ricordo adesso la Madonna. Chiederemo al gruppo Feminas qual era la Madonna che viene venerata in Sud America, e poi nelle prossime puntate vi faremo sapere. Bene, è molto, molto interessante, molto, molto vasto le attività che si svolgono in oratorio, alcune molto simili tra di loro ma con obiettivi e caratteristiche diverse, altre veramente totalmente lontane da quelle che si può pensare una possibile attività all'interno di una struttura come dovrebbe essere l'oratorio. È molto bello che ci sia questa ampiezza di intenti e di obiettivi. Prossimamente visiteremo ognuno dei corsi per approfondire quello che si fa all'interno dei corsi stessi. Ci saranno gli insegnanti che ci spiegheranno quali sono le attività, e quindi rimanete sintonizzati su K2TV in modo da poter vedere anche voi e seguirci con le attività di oratorio. Vi invitiamo a venire all'oratorio in Viale del Sole, sì, per vedere quali sono le attività, per iscrivervi, per partecipare. Sì, ci si può iscrivere in oratorio, c'è il signor Benito che non bisogna dimenticarlo perché è una colonna portante dell'oratorio,
perché senza di lui sicuramente non si potrebbero fare tutte queste attività, che vanno coordinate ma vanno anche gestite con tutte le persone che arrivano. E quindi signor Benito ha tutto un sistema per gestire queste cose, però è diciamo che è fondamentale per poter mandare avanti questo tipo di attività. Quindi chi volesse può iscriversi anche nel corso dell'anno, perché certi corsi ci si può iscrivere anche durante il corso dell'anno, diciamo che le attività iniziano in questo mese di ottobre e quindi ci si può ancora iscrivere. La mattina dalle 10 a mezzogiorno è sempre presente, dal lunedì al venerdì, o anche nel pomeriggio dalle 4 e mezza a 5 fino alle 7 di sera. C'è sempre la possibilità di avere il riferimento, chiedere informazioni e potersi iscrivere anche. Per l'iscrizione a questi corsi ci sono dei corsi da sostenere? C'è una pratica, un iter? Bella domanda, perché è fondamentale questo. Allora, lo spirito dell'oratorio è questo: dare la possibilità a chiunque a partecipare a tutte le attività che io ho menzionato. Devo anche dire che negli anni scorsi abbiamo avuto la possibilità di gestire o di far partire dei corsi che però molto belli ma avevano un costo, cioè alle persone che partecipavano veniva richiesta una certa cifra e ci siamo resi conto che le risposte non ci sono state. Questo vuol dire che i corsi invece che facciamo non hanno dei costi, massimo possono costare 20 euro al mese, quindi 20 euro al mese perché ci sono problemi di pulizia, di luce, certo. Quindi di spese attive, perché l'oratorio è una struttura bella grande, quindi va chiaramente, soprattutto inverno, bisogna accendere le luci, quindi c'è un consumo di luci, c'è la pulizia che deve essere fatta, insomma spese attive, senza parlare poi della tassa mondezza, con tutti questi nomi nuovi che ci sono, che comunque nomi nuovi, costi maggiori, rispetto a quello che si parla. Quindi chiaramente i costi ci sono, quindi è un minimo che chiediamo, ma è giusto una contribuzione alle spese. E mi sembra che siano costi che per i corsi che facciamo, compreso il costo di sartoria, cioè che è chiaramente molto importante, che, certo. In teoria non vale sicuramente 20 euro di quota per partecipare, perché si possono fare cose veramente belle, e questo è il massimo che si chiede, quindi mi sembra che rimaniamo sempre su quote accessibili a tutti. Molto bene, quindi ribadisco l'invito: venite all'oratorio per iscrivervi, per partecipare, per condividere eventualmente le vostre idee, le vostre esperienze con gli altri dei vari gruppi, e noi ci aggiorniamo con gli approfondimenti sui corsi che si tengono all'oratorio. Grazie mille, arrivederci K2TV. Arrivederci.